Questa mattina volevo un attimo parlarvi delle crypto words che stiamo ripetendo ormai con le cifre da diversi anni e oggi finalmente riusciamo a premiare i ragazzi che hanno partecipato nel 2020. Come molti di voi sanno, le crypto words vengono ripetute ogni anno nel mese di ottobre in concomitanza con lo European Cyber Security Month. E in collaborazione con Decirti Safe Inclusive presentiamo una serie di gare alle quali gli studenti delle varie università italiane possono partecipare, rispondere e giocare. Sono una serie di challenges e proprio l'anno scorso moltissime università da nord a sud, isole con paese, hanno partecipato alla gara che è stata organizzata. Che i quesiti presentati lo scorso anno sono arrivati non solo da Milano, ma da molti colleghi che hanno mandato queste informazioni e hanno aiutato il gruppo di Milano a costruire delle buone challenges, delle buone sfide. E le università che hanno partecipato, come dicevo prima, andavano da nord a sud, isole comprese. L'anno scorso abbiamo avuto anche un team di Cagliari, team di Perugia, di Roma, dell'Aquila, di Trento, Milano, Torino, Padova, tantissimi. Adesso spero di non aver dimenticato qualcuno. Durante questa settimana, perché diamo una settimana di tempo agli studenti per risolvere le challenges, gli studenti possono provare a scrivere il loro codice oppure possono prendere del codice presente già in rete e mandarlo in esecuzione, cercando di risolvere i quesiti crittografici che servono loro in questo modo per apprendere, per capire, per conoscere e per testare gli algoritmi crittografici e capire quali sono i punti di forza e al tempo stesso anche quali sono i punti deboli, perché quando creiamo un algoritmo crittografico, come al solito, questo algoritmo deve essere creato in primis, poi testato, validato e dobbiamo essere certi che non abbia una serie di debolezze note in letteratura prima di prima di darlo alla comunità. Ecco, in questa gara, come vi dicevo prima, l'anno scorso hanno partecipato molti team e i primi due classificati, cioè lo scorso anno, erano un team misto che non veniva da una sola università. Bartimeus è il primo classificato, era un team composto da studenti di Pisa e di Trento, mentre il secondo classificato era un team composto da Pisa e Torino. Entrambi i team hanno risolto tutte le domande che noi abbiamo posto e il primo classificato è quello che ha consegnato nel minor tempo. Dalla terza posizione in giù, i vari team hanno commesso qualche errore, da uno a più errori, e nuovamente l'ordine della classifica finale è stato stabilito dal tempo di consegna, oltre che dal numero di errori che sono stati fatti. E qui in terza posizione troviamo Keep Calm and Brute Force, che era un team di Trento, e a pari merito troviamo altri team di Trento, un team di Milano. Ricordo i nomi Essi Milan dalla parte di IV, Crypto Team UNITN e via dicendo. La gara dello scorso anno, oltre alla nutrita partecipazione delle varie università, è stata anche sponsorizzata e per questo andiamo a ringraziare i due sponsor principali, Unicredit e Attilab, che hanno consentito una vincita di dare agli studenti che hanno partecipato un premio in denaro e speriamo che quest'anno si possa ripetere l'iniziativa innanzitutto con nuovi premi e nuovi sponsor. In ogni caso l'iniziativa verrà ripetuta nel mese di ottobre, di nuovo in concomitanza del mese della cyber security, del mese europeo della cyber security e appunto cogliamo l'occasione oggi per annunciare la nuova iniziativa. State aggiornati, guardate il sito di De Cifris e lì troverete tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione
alla nuova gara e i dettagli per partecipare alla stessa. Scusa Andrea, allora intanto chiedo ai ragazzi del primo team se hanno un rappresentante collegato. Come si chiamava il primo team? Bartimeus. C'è un rappresentante? Eccomi, sì. Ah, ecco Lorenzo, bene, benvenuto. Quindi se eri tu e un altro ragazzo. Sì, è un altro ragazzo di Pisa che purtroppo non può essere presente, però sì, eravamo noi due, abbiamo partecipato. E Lorenzo è laureato a Pisa, ma sta facendo la magistrale qui da noi. Bene, allora complimenti vivissimi, il vostro premio sarà pagato da UniCredit, quindi avrete presto quello che vi spetta, 6.000 euro per i primi arrivati, mi sembra più che giusto. Grazie Ragazzi, ottimo. mille. Grazie. E grazie, Lorenzo. Il secondo team invece era di Torino, mi pare. C'è qualche rappresentante per il secondo team? Eccomi, mi sentite? Ah, Matteo Rossi, sì, ciao. Sì, Dovrebbero anch'io. esserci tutti gli altri in realtà, dovremmo E essere tutti Matteo presenti. Protopapa, sì. E siete voi due rappresentanza? Ah, ok, Salve. c'è anche Io e Riccardo, Giuseppe bene. Riccardo. Ah, e anche Giuseppe, ok. Quindi cioè, avete un torinese proinfiltrato da ex Trento. Va Esatto. bene, bravi, complimenti. A voi spetta il premio, il secondo premio da 3.000 euro. Finanziato da UniCredit e insomma diciamo entro l'anno vi sarà poi d'accordo sui dettagli di pagamento. Complimenti comunque per l'ottimo risultato. Torino l'anno scorso, l'anno prima era arrivato primo mi sembra, quindi siete andati adesso Esatto. metto un pochino di competizione tra i ragazzi, insomma quest'anno siete finiti in secondo posto, cioè cerchiamo adesso nel 2021 si vedrà chi vince. Va bene, grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Va bene, e Andrea, forse vale la pena anche menzionare i colleghi, non hai fatto tutto te, mi pare, No, quest'anno. no, 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 sono molti colleghi che mi hanno mandato quesiti. Roma 3, Tor Vergata, L'Aquila, cioè moltissime persone mi hanno mandato quesiti e questi sono stati inseriti, sono stati allegati a quelli che avevamo preparato noi di Milano e abbiamo costruito così il set di sfide alle quali gli studenti hanno positivamente partecipato. Allora Andrea, ringrazio te per l'organizzazione e il coordinamento di queste sfide e per questo tuo intervento. So che sei in mezzo agli esami, quindi ti lasciamo Esatto. anche Grazie tu. Ciao, grazie Andrea, a voi. Grazie grazie Andrea. a te e ancora a tutti i ragazzi. Grazie.